Maniaca di motori, sono al volante purtroppo da solo di questa nuova Kia Ceed Restyling versione 2016. Se in Kia c'era già una buona gamma, c'erano già dei buoni modelli, c'era già un buon design, la garanzia di 7 anni, forse quello che mancava erano dei motori e dei cambi al passo coi tempi. Ed ecco che su questa nuova Kia Ceed proprio in quella direzione si è lavorato. Infatti c'è il nuovo 3 cilindri 1000 in due varianti potenza 100 e 120 cavalli, con una coppia interessante, tra l'altro 171 Nm già a 1500 giri, un po' in chiave Ford, un po' diciamo alla EcoBoost, tra virgolette, se vogliamo fare un paragone, e anche il cambio doppia frizione, finalmente, però non disponibile su questo 1000, ma disponibile sul 1600 turbo diesel da 136 cavalli, che poi probabilmente riusciremo a provare dopo. Ma vi parlo un po' di questa vettura. Molto cattivo il frontale, anche nella versione station wagon. Mi piacciono molto i 4 LED, li hanno nominati Ice Cube al frontale, la rendono veramente molto cattiva. Il 3 cilindri devo dire che non è male come motore, si sente la coppia già a 1500 giri, quando si schiaccia l'acceleratore è un motore pronto, non si direbbe un 1000, soprattutto non si direbbe un 3 cilindri perché non vibra. Tra l'altro ha un rumore molto interessante, adesso sto zitto un attimo e in questo rettilineo libero vi faccio sentire, scalo in seconda. Terza. Sentite? Allora, i rumori sono molto vattati perché è molto ben insonorizzata, tra l'altro ha un assetto abbastanza tedesco questa Kia, quindi rigido ma non troppo, ma soprattutto molto insonorizzato, quindi i rumori che arrivano all'interno sono molto attutiti e sono bassi, frequenze basse, quindi abbastanza confortevoli. Per quanto riguarda la plancia, allora, ripreso davanti ai miei occhi il quadro strumenti dalle vetture di gamma superiore, perché abbiamo il display centrale che è un LCD con tutte le informazioni del caso, qua sul volante tantissimi comandi, sulla destra il comando per proprio cambiare le informazioni che abbiamo lì sul quadro strumenti, il comando per gestire la servo assistenza su tre livelli di morbidezza del volante, e poi abbiamo il cruise che non è adattivo. Sulla sinistra invece i comandi per l'infotainment, per abbassare, alzare il volume e per rispondere a una chiamata. Lo sterzo è abbastanza diretto, abbastanza preciso, sicuramente a fuoco per il tipo di vettura. Tra l'altro abbiamo anche il contagiri sulla sinistra molto grande e a destra l'indicatore del livello del carburante. Il cambio è una buona unità perché gli innesti sono buoni, non si rischia mai di sbagliare marcia, è anche ben spaziato, insomma nulla da dire, mi convince. Questa vettura ha lo start and stop, non possiamo dare purtroppo delle idee di consumi perché le nostre prove sono sempre molto corte, però nella sessantina di chilometri che abbiamo fatto qua sulle colline torinesi, tutte curve, dove siamo anche divertiti a assaggiare la tenuta di strada di questa Ceed ed è difficile metterla in crisi, abbiamo fatto una media di 10 litri ogni 100 km, però ripeto sono poco indicativi, poi quando l'avremo in prova vi daremo i consumi effettivamente rilevati. Molto buono l'impianto di climatizzazione in questa giornata dove un po' c'è il sole, un po' ci sono le nuvole, quindi deve gestire molto bene le variazioni di temperatura, sdoppiati lato destro e lato sinistro, e l'automatismo si può settare su due livelli di ventilazione, slow oppure fast. Buono anche l'infotainment con la classica unità touchscreen capacitiva da 6 pollici e mezzo in plancia. Sulla versione superiore, ovvero la GT Line, che si differenzia per qualche dettaglio estetico, abbiamo anche la possibilità di avere una SIM in vettura per dei servizi online, ma adesso, dopo aver provato questa Ceed 5 porte, ci buttiamo sulla station wagon per provare il cambio doppia frizione e per vedere anche l'abitabilità di questa versione per famiglie. E come promesso, eccoci sulla versione turbo diesel da 136 cavalli, 1600, 300 Nm di coppia, con il nuovissimo cambio doppia frizione. Allora, concentriamoci sul cambio, su una strada tra l'altro che si presta alle cambiate, perché è una strada a tutte curve, due modalità, drive oppure manuale, non abbiamo la modalità eventualmente sportiva. Noi lo mettiamo in drive per provarlo come lo si proverebbe nel 90% delle situazioni, e devo dire che è un cambio che ha una buona intelligenza. Per esempio qua abbiamo fatto strade in salita, in discesa, scalava bene quando capiva che eravamo in situazioni magari di discesa, di frenato, dovevamo
ma avevamo bisogno anche di freno motore. Ma soprattutto quello che mi è piaciuto è stata la velocità di cambiata. Se lo mettiamo in manuale ve la faccio sentire. Adesso siamo in quinta marcia, sto un attimo zitto e provo a fare un paio di cambiate con le palette tra l'altro dietro al volante. Quarta, quinta, quarta, adesso proviamo a mettere, facciamo un allungo, terza, quarta, quinta, scalata, scalata addirittura in terza per una curva da affrontare abbastanza allegramente. Insomma, un cambio veloce ma che non dà quel colpo nella schiena, quindi è confortevole, cambiate veloci ma morbide. Abbatte decisamente sia la CO2 emessa sia il consumo di carburante rispetto al vecchio cambio automatico che si utilizzava in Kia. Devo dire che convince anche questa versione station wagon della SID. Non cambia molto il comportamento dinamico, che su queste curve ci ha particolarmente convinto. Insomma, mi è piaciuto. Tra l'altro, due piccole chicche che ho scoperto qua in conferenza stampa. Cosa vuol dire SID? È l'acronimo di Comunità Europea e Design Europeo, perché la SID è stata completamente concepita e costruita in Europa, viene costruita in Europa, mentre i motori, non questo, ma il 1.3 cilindri, è stato sviluppato e viene costruito in Corea, così come questo cambio, sviluppato completamente da Kia, e i motori, il 1.3 cilindri, arrivano direttamente da Corea e vengono montati nella fabbrica europea. Poi, in base al successo che avrà o meno questo motore, decideranno se produrlo direttamente in Europa. Per quanto riguarda la plancia, non cambia niente rispetto alla versione 5 porte, io la trovo sobria, abbastanza buona anche i materiali, le plastiche morbide. L'unica cosa che mi sarebbe piaciuto avere in più è un display un filino più grande, con magari questa plastica un pochino più intonata al resto delle plastiche, sono lucide. Qua c'è una parte cromata, sulle portiere ci sono parti verniciate, magari un pochino più di coerenza per quanto riguarda il design non mi sarebbe dispiaciuta, ma sono quelle virgole che dobbiamo trovare, non possiamo non trovare un difetto in una vettura che proviamo, perché in questa Kia SID, almeno per questi 100-150 km che abbiamo fatto adesso come prime impressioni, è stato veramente difficile trovargli un difetto. Aspettiamo di provarla approfonditamente su strada e per adesso vi saluto e vi invito a commentare su HD Motori e su YouTube. Ciao!